Per fare una singola forma di parmigiano reggiano ci vogliono 550 litri di latte, quindi si parte da, da due mungiture, quella della sera e quella del mattino, dove poi vengono mescolati due tipi di latte, il primo parzialmente scremato, il secondo intero, e si parte col processo. Inizialmente si fa una precottura che finisce intorno ai 33 gradi, dove vengono aggiunti il siero innesto del giorno precedente e il caglio. Perfetto. In pochissimi minuti abbiamo la nostra cagliata, che poi verrà rotta tramite lo spino, quindi con la spinatura, in tanti piccoli granuli, che il concludere della cottura e della pastorizzazione a 56 gradi si vanno a depositare sul fondo per poi compattarsi in un unico grande impasto che poi sarà, diciamo, il nostro impasto per il parmigiano, per il formaggio. Dopodiché il casaro, con l'aiuto del garzone, porterà a galla l'impasto dal fondo della caldaia. Dopodiché è la quantità per due forme di parmigiano, viene quindi tagliata in due, vengono messe dentro queste tele che sono di lino, per poi essere messi successivamente nelle prime fasciere, dove incominciano a prendere una prima forma. Passiamo poi al giorno dopo nella salatura, dove tramite l'osmosi poi si forma la famosa crosta del parmigiano reggiano, e successivamente, dopo circa 21-22 giorni, in acqua salata passano ai magazzini di stagionatura, dove minimo si fa un anno. Dopo il dodicesimo mese si fa la battitura, dove con il suono del martelletto si capisce se la forma di parmigiano è di prima scelta, seconda oppure addirittura scartata, come in quelle che abbiamo sbiancate. E dopodiché si stagiona per 1, 2, 3, 4 anni, si arriva anche a 10 per gli amanti dei gusti forti, ecco. Quindi questa è un po' la produzione del famoso parmigiano reggiano.